L'analisi del match. L'analisi del match faccio fatica a farla perché io tutta settimana avevo preparato un altro tipo di difesa. Non siamo stati bravi assolutamente, anzi sono proprio incazzato nero con i miei giocatori. Fin dal primo minuto non abbiamo fatto quello che io ho richiesto durante la settimana. Per essere e stare ad alti livelli dobbiamo essere un'unica cosa. Quindi l'analisi del match, abbiamo vinto, l'importante era vincere, l'importante era sbloccarsi, ma assolutamente non abbiamo fatto niente di quello che io ho richiesto. Sono dovuto andare a cambiare tutto, poi alla fine ci siamo saltati fuori perché? Perché tecnicamente su 10 giocatori siamo più forti, ma in difesa proprio non è stata una cosa obbrobriosa, come si dice a Reggio Emilia, penso che si dica anche qua. Sono incazzato nero con i miei giocatori. Questa è l'analisi. Coach, la scorsa partita in casa contro Capodormano abbiamo guardato la gestione mentale, la squadra forse ha un po' sofferto l'appoggio del Calafiore. Oggi, risultato No, 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 differente. oggi non abbiamo sofferto il Calafiore, oggi abbiamo sofferto che non abbiamo accettato in settimana le scelte difensive e quindi di testa, giustamente, la testa, anche sto giro in casa. Non ha fatto, non è servita la testa, cioè la testa ci ha dato troppi problemi. Noi dovevamo fare delle cose e non le abbiamo fatte. E la testa è sbagliata, l'atteggiamento è sbagliato. Quindi a sto giro dobbiamo noi chiedere scusa alla gente perché la gente è venuta, come stiamo facendo, la stiamo invitando, ma deve venire per vedere un altro spettacolo. E lo spettacolo lo dobbiamo preparare in settimane e essere convinti tutti. Qualcuno non era convinto al 100%. Poi qualcuno dei miei giocatori deve tirare fuori un po' più di grinta. Prego. Grazie. Coach, la partita contro Sala Cosmina siete stati un po' criticati sulla prestazione, abbiamo vinto, abbiamo giocato male, oggi Oggi gli invece. abbiamo dato l'occasione di dire ancora che giochiamo male, certo, però vinciamo, mi metterò d'impegno per farli giocare bene, però finché vinciamo va bene così. So che ho notato, cioè, sto chiamando gente al palazzo e mi sto accorgendo che comunque è una piazza, giustamente, quello di Reggio Calabria è una piazza che pretende. Intanto volevo che vedessero una vittoria visivamente, perché l'abbiamo sempre vinta fuori e abbiamo esaudito questo desiderio, quindi fargli vedere una vittoria. Per il gioco bello arriveremo, però se giochiamo male vinciamo, tanto meglio, cosa ti devo dire. Però sì, ci stiamo mettendo d'impegno per soddisfare tutte le esigenze dei tifosi. Impressione sull'avversario. L'impressione sull'avversario? Me l'aspettavo esattamente così, infatti è stata una settimana dove non ho dormito tranquillamente. Perché sapevo che ha dei tipi di giocatori che noi ci mette in difficoltà, perché? Perché non hanno un numero, dico il numero di campo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, sono abbastanza ibridi. Un mancino come Fernandez non ce l'ha nessun mancino, un giocatore come Fernandez in questo momento non ce l'ha nessuno, dai la palla a lui, lui decide. Avevo preparato delle cose, non le abbiamo fatte, quindi complimenti a lui, coglioni noi. Coach, è tutto abbastanza critico, ma i due punti li ha Sì, recuperati, c'è ma no, qualcosa da salvare? non c'è da salvare, perché sì, 2 punti, però se voi, adesso si sta delineando un po' la classifica. Bene, per stare nella parte alta ci vuole mentalità, per stare nella parte alta e giocare a Reggio Calabria ci vuole un'altra mentalità, altrimenti il passo falso è vicino all'angolo e dopo ne vengono un altro, poi dopo ci sono le critiche e noi invece non dobbiamo arrivare a quello, noi dobbiamo fare i 2 punti e fare quello che viene richiesto, altrimenti così va a finire male, perché i 2 punti sì, va bene, i 2 punti va bene, però poi se poi la settimana prossima andiamo a Milazzo, partita difficilissima, se continuiamo a fare ognuno quello che vuole, non so se i 2 punti a sto giro li portiamo a casa. Comunque complimenti a Barcellona, non molla mai, cazzo. How do you want me to?